Bentornati diavoletti e bentornate diavolette qui su Eller Channel. Oggi un banalissimo video haul, banalissimo nel senso che i video haul effettivamente sono molto 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 terra terra, però in questo caso ho preso delle cose particolari che vi volevo far vedere. Quindi se siete curiosi di sapere che cosa ho portato a casa e che negozio ho saccheggiato, non vi rimane che guardare questo video. Io vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Allora, video haul di IKEA. Allora, perché sono andata ad IKEA? Perché IKEA è uno di quei negozi che ti fa venire la gioia, anche se sei in un periodo un po' di marrone, come dico spesso con le mie nipoti, però vai ad IKEA, ti sembra tutto un mondo nuovo, eccetera, eccetera. E inoltre avevo effettivamente bisogno di due o tre cosine che appunto avrei potuto comprare anche qua vicino casa, ma ho detto, vabbè, già che ci sono, passo un pomeriggio diverso, mi rifaccio un po' gli occhi e vado da IKEA. Quindi vi farò vedere un po' di cose. Dovete scusarmi. Ah no, prendo anche lo scontrino, così almeno vi dico anche i prezzi. Allora, una delle cose abbastanza inquietante dello scontrino di IKEA è che c'è scritto il nome dell'oggetto, quello svedese. Per cui come fai a capire a che cosa si sta riferendo nello scontrino? Vabbè, ad ogni modo, guardiamo per benino. Allora, innanzitutto, dato che praticamente passi prima, adesso non so se tutti gli IKEA sono uguali, però prima passi in una parte dedicata a tutto quello che è l'impacchettamento, le cose per i regali, eccetera. E lì, siccome io sto decorando un po' le agende, sto mettendo a posto un po' di cose che mi serviva già da tempo mettere a posto, mi sono fermata perché ho trovato delle cosine. Allora, innanzitutto questo quaderno, ve lo faccio vedere, è praticamente un quadernino. Dove però dentro, al posto di avere dei fogli normali, ha praticamente queste etichette adesive. Praticamente sono tutti questi fogli e questi sono tutti adesivi che si staccano. Questo è un adesivo, questo è un adesivo, questo è un adesivo e queste invece sono etichette. Allora, l'ho preso soprattutto per le etichette, perché io ne uso veramente, io etichetto qualunque cosa. Forse per me etichetterei anche il cartone del latte. Per cui l'ho preso quasi esclusivamente per le etichette, però anche gli adesivi, dato che appunto adesso sto decorando un pochettino le agende, secondo me ci potevano stare. Questo, quindi con tutti questi adesivi e tutte queste etichette, quindi cioè comunque sono veramente tantissime, è costato 3,50 euro, infatti l'ho preso proprio per questo. Poi ho preso questo set di targhette, spero che si vedano. Vediamo se riesco a aprirle. Ok, così non sparaflescia la plastica. Ok, allè, appunto. Sono delle targhette, come se fossero appunto delle targhette per i pacchi, ma io ho intenzione di utilizzarle come segnalibro. I colori sono rosa pastello, azzurro pastello, verde verde latte menta pastello e ognuna su una farfalla, ognuna di queste etichette ha disegnato una farfalla e io l'ho presa appunto per farne dei segnalibri o comunque dei segnaagende e queste le ho pagate 99 centesimi, per cui insomma le ho prese. In realtà ci ho anche pensato perché ecco, l'idea è quella di fare declutter, quindi di buttare roba e di non riempirmi di roba a mia volta, per cui tutto quello che ho comprato erano cose, cioè sono cose pensate perché veramente mi servivano. Poi ho comprato, da lì si passa nel reparto casalinghi, soprattutto per quanto riguarda la cucina, e mi servivano
ma mi servivano proprio tanto, dei macina spezie. Perché? Primo perché io finalmente ho trovato il sale rosa dell'Himalaya in sacchi biologici, costa molto meno del sale rosa che si va a prendere al supermercato che è già il macinino, e quindi avevo bisogno di un macinino all'interno del quale mettere le ricariche. E secondo per il pepe, perché a casa mia si usano tantissimo le spezie, questi qua sono i tre pepi, bianco, anzi di più perché sono quattro. Bianco, rosso, nero e verde. E sul sale dell'Himalaya potrei dirvi un bel po' di cose, nel senso che c'è un grandissimo misunderstanding per quello che è il sale e come per quello che è lo zucchero, dove per sale si intende il sale marino così. No, il sale marino e soprattutto il sale iodato sono sali che vengono privati dei sali, e siccome noi dovremmo aggiungere il sale ai pasti solo e esclusivamente per rinfocillare tutta la nostra gamma di sali minerali, il sale marino non lo fa, non fa questa cosa qua. Il sale rosa dell'Himalaya invece lo fa, per cui piuttosto che utilizzare quello bianco normale, in casa abbiamo iniziato ad utilizzare per il cibo questo qua rosa. Quello bianco normale, il sale marino normale, lo utilizziamo per lavare. E quindi insomma questo. Queste qua le ho pagate 3,99 euro ciascuna. Poi ho preso due runner. Allora, i runner cosa sono? Innanzitutto vi metto la foto che ho fatto qua, così almeno vedete. I runner sono quelle tovagliette che percorrono tutto il tavolo nella sua lunghezza. E l'ho presa una beige di questo colore qua e una bianca che adesso sul tavolo non vi posso far vedere. Vediamo se riesco ad aprirla. Madonna. Allora, questa, come vedete, non è la semplice tovaglietta, ma è molto molto più lunga. Così è la metà, ovviamente aperta, è così. Quindi praticamente ho preso questi due runner perché? Perché volevo cambiare qualcosa. Casa mia un po' mi annoiava, non è grandissima, è piccola, e per cui volevo, fare qualcosa di diverso anche già col tavolo. Il tavolo apparecchiato in modo diverso già dà un aspetto completamente diverso a tutta la casa. Inoltre, praticamente lo lascio, ho deciso questo che lo apparecchio direttamente la sera e lo lascio già apparecchiato per il mattino dopo, per cui è molto carino. Comunque, esattamente come avete visto nella foto. Appunto per fare quella foto lì, appunto per far sì che la tavola fosse imbandita in quel modo, ho preso anche questi due tovagliette. In realtà sono tovagliette in paglia, e quindi ne ho prese due proprio per mettere il tavolo come, insomma, come volevo. Poi ho preso un'altra cosa molto carina e che mi serviva anche e che avevamo intenzione di prenderla sia io che Mister X, una caraffa in vetro, questa. Allora, perché una caraffa in vetro? Innanzitutto a casa mia beviamo solo acqua alcalina. Ho fatto anche un video, ve lo lascio nelle schede, proprio sul perché beviamo acqua alcalina, e quindi ovviamente l'acqua sgorga dalla macchina che l'alcalinizza. Mi sono resa conto che prendendo le bottiglie, quelle che si tappano e stappano, che sono fatte proprio a bottiglia, ultimamente stavamo bevendo un po' troppa canna, e a me non piace, a parte che io ho imparato a bere a canna tipo 2 anni fa perché prima non ero nemmeno capace, però non mi piace molto perché ovviamente non è proprio completamente salutare, ho paura che i batteri rimangano, si passino, eccetera, no? Però ti viene ovviamente, c'hai lì la bottiglia, tracanni così, mentre invece con questa non ti viene. Per cui, dato che oltre ad essere molto molto carina, leggera, anche questo è importantissimo perché le bottiglie sono molto pesanti e io non ho delle mani molto prensili, per cui il fatto che sia molto leggera
mi dà anche l'opportunità di maneggiarla più facilmente. E poi è carina col sughero, dato che avevo preso appunto tutti questi colori naturali, appunto sia dei runner che delle tovagliette in paglia, ho preso anche questa. Allora, la caraffa è costata 5,99. Come si chiamano? Le tovagliette in paglia, eccole qua, sono costate 3,99 l'uno. Poi ho preso, sempre per la tavola, ho preso questo, che voi direte non è per la tavola. Allora, io avevo quella specie di aspiratore che lo passi sulla tavola e tira su tutte le briciole. Siccome mi si è rotto e voglio aspettare a comprarlo perché vorrei comprarne uno super potente e ancora non ho deciso qual era, ho preso questo che appunto mi serve proprio per togliere le briciole dal tavolo, raccoglierle senza farle cadere e poi poterle buttare nel cestino della spazzatura. Utile, molto poco costoso perché è costato 99 centesimi e soprattutto utile anche dopo, nel momento in cui avrò il mio bel raccoglitore elettrico di briciole, ovviamente questo passerà a raccogliere quello che è appunto la sporcizia per terra quando si pulisce. Poi ho preso ben un set di tre forbici multicolore, questa rossa che è un po' più grande, questa gialla che è media e questa azzurra che è piccola. Ovviamente Mister X non dovrà mai sapere che io ho comprato queste forbici perché me le fa sparire tutte. Io non capisco, ma veramente giuro, io non lo capisco perché. Fatemi sapere se anche voi avete in casa qualcuno, che ne so, fidanzato, fidanzata, moglie, marito, fratello, padre, madre, insomma, se avete in casa qualcheduno che vi fa sparire le forbici. Non capisco perché in casa ci sono le forbici e dopo un po' non ci sono più e le ha usate lui. E tu dici, do ok, dove le hai messe? Boh. Cioè, le forbici praticamente sono come i calzini a casa mia, spariscono sempre. Quindi ho comprato questi tre, che erano a 1,99, per cui insomma, le pagate anche relativamente poco. Poi ho preso due piantine, giusto perché io adoro le piante, purtroppo. Però in questi anni ho imparato, diciamo che ho un cactus che oramai ce l'ho da 10 anni e lo adoro e mi fa anche i fiori, non avrei mai pensato in vita mia. E un po' di piante grasse che ce l'ho da 2-3 anni e non sono ancora morte. E ho la rosa di fulmine che è sempre più grande, sempre più bella. E quindi ho preso anche queste due piantine perché di solito mi muore tutto, però visto che adesso sto iniziando a capire come fare. Allora, la prima è questa che si chiama Dracaena marginata. È bellissima. Cioè, è proprio bellissima. Come si fa a non amare una pianta così? Non è bellissima, secondo me è bellissima. Comunque, me ne sono innamorata, costava 1,50 euro, ho detto no, la prendo. E infatti è venuta a casa con me. E poi un'altra è questa qua dietro, tipica dell'IKEA, ma insomma è anche molto molto bella. Questa qui si chiama Phalaenopsis ed è una particolare forma di orchidea che pare essere molto resistente, non aver bisogno, anzi in realtà ha bisogno di non essere annaffiata troppo, per cui può andare bene per me. Non deve prendere il sole diretto, guarda qua che bella, no, è veramente bellissima. E insomma, praticamente è una pianta che a quanto pare ha anche una fioritura invernale e dura tantissimo. Per cui, insomma, dato che le ultime orchidee praticamente mi sono morte tutte, ho detto proviamoci un'altra volta con la consapevolezza di adesso che è molto diversa rispetto a quella che avevo prima, e per cui, insomma, l'ho presa. Dulcis in fundo, ovviamente. Come non potevo prendere queste cose che vi faccio vedere, l'orchidea è costata 4,99, scusate, mi ero dimenticata. Vai all'IKEA e vuoi non prendere questi sottovasi meravigliosi? Mi sono resa conto che le piante che ho non ci stanno, però
e sono di nuovo contenta. Ok, no, li ho presi soprattutto per i trucchi, in realtà, questa è la verità, perché così almeno avevo la possibilità di differenziare un po' di pennelli e soprattutto di utilizzare questi, che sono i vasi che io utilizzo per i pennelli, e sono i vasi di Ikea, ma proprio i vasi, per cui adesso questo lo svuoto e lo metto sull'orchidea bianca al posto del vaso grigio, che per quanto è carino, insomma, meglio utilizzare quello bianco. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente fatemelo sapere con un grandissimo like, spero di avervi detto qualche cosa di utile, magari di avervi dato qualche idea, non molto innovativa, lo so, però qualche idea magari per fare qualche piccolo cambiamento in casa, che però poi è carino. Vi ringrazio veramente tantissimo di aver seguito questo video, vi chiedo di iscrivervi al canale perché qui su Heller Channel c'è un video al giorno, ovviamente come oramai lo sapete, e perché comunque entrerete a far parte della crew di Heller Channel. Io vi mando il solito bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.